Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù chiamò i dodici ed incominciò a mandarli a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. E ordinò loro che oltre al bastone non prendessero nulla per il viaggio, né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa, ma calzati solo i sandali non indossassero due tuniche. E diceva loro: entrate in una casa, rimanetevi fino a che ve ne andiate da quel luogo. Se in qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, andandovene scuotete la polvere di sotto ai vostri piedi, a testimonianza per loro. E partiti, predicavano che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore. A un primo impatto, forse solo letterale, questo piccolo brano del Vangelo di Marco sembra dettare le regole per l'annuncio del Vangelo a tutti: bisogna andare da due senza due tonache, eccetera, eccetera. Ma insomma, certamente non è per questo che la Chiesa si sofferma in una domenica a ragionare sulle condizioni anche esteriori di chi va a predicare. No, qua c'è in sintesi, proprio in poche parole, molto semplici, qual è il piano di Dio per l'umanità in ordine al peccato che l'umanità ha commesso. E guardiamo bene insieme quali sono i dettagli attraverso i quali Marco descrive questo mandato che Gesù dà ai dodici. Li ha scelti come dodici, innanzitutto. Gesù chiamò i dodici perché nella sua mente c'è il desiderio di ricostruire un popolo di Israele fondato su una logica di dodici tribù, così come era uscito dall'Egitto, come sarebbe dovuto entrare nella terra promessa. È una categoria, un modo di pensare. Dodici per dire ricominciamo dall'inizio, non erano dodici? Bene, dodici apostoli. E li manda a due, perché a due? Non certo perché uno sa leggere e l'altro sa scrivere. Li manda a due perché in due ci dicono subito una cosa, un accordo tra loro, e un accordo tra loro in ordine a qualcosa da compiere, da fare in mezzo agli uomini, un accordo rimanda subito all'analogato principale di ogni accordo, che è la relazione. Due persone che vanno ad annunciare, la prima cosa che mostrano agli occhi degli uomini è che sono in relazione. Perché? Perché la storia era cominciata così, la storia. Così pensa l'autore biblico che racconta di Adamo ed Eva come due che potendo relazionarsi invece si sono divisi, separati, si sono messi in contrasto e hanno dato a tutte le generazioni questo input di contrasto, di paradosso, insomma, che ha attraversato tutta l'umanità. Dunque gli uomini sappiano che qualsiasi cosa viene data loro viene data dentro la relazione. Guarda che questo è veramente consolante, perché questi uomini non cercano un individuo che cammina per la strada, come se vi ricordate negli anni 70 succedeva pure a Roma, c'erano gruppetti più o meno variopinti, no, che ti fermavano, ti vendevano qualche cosetta e ti parlavano di un Dio che non hai mai conosciuto, tutto blu. E no, questa non è una indicazione così culturale, devi credere in un Dio che ti diciamo noi. No, è come se dicessero: guarda, noi siamo in comunione, noi siamo in relazione, anche voi rientrate in relazione e ricominciate da qua a conoscere Dio come un Dio che ama. Se ama, vuol dire che ha sempre dinanzi a sé qualcuno da amare. Dunque, mandandoli a due per ricostruire la famiglia umana, dà anche loro il potere sugli spiriti immondi. Noi subito ci immaginiamo, no? Tutti gli esorcismi di qua e di là. Sugli spiriti immondi, cioè su quei pensieri negativi che investono la famiglia umana e la dividono e la separano. Quei pensieri viziosi che entrano anche nella tua vita e che mettono confusione tra la tua decisione e la tua volontà.
Quella divisione che ti fa pensare il bene e ti fa agire male, quella divisione che porti sempre con te. Dunque abbiamo davanti a noi il desiderio di Dio, per mezzo di Cristo, di ricostruire la comunione. Due persone, fuori gli spiriti immondi, i pensieri negativi che fanno lotta all'amore tra le persone, e finalmente l'autorevolezza, dice, ordinò loro che oltre al bastone non prendessero nulla. Il bastone fa riferimento a quello che Mosè, vi ricordate, ha usato per fare i prodigi di Dio. Vedano quelli che accolgono questi mandati, che questi vengono con un'autorità, con una forza che è la stessa che ha costruito la storia di questo popolo. E poi non prendano nulla, né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa, anche questo, no? Noi possiamo pure fare tutti gli elogi della povertà, ma poi alla fine, ve lo dico da francescano, la storia degli ordini pauperistici ha conosciuto 10 milioni di riforme, perché non basta mai la povertà, dopo si ricomincia sempre con la ricchezza, sempre. Noi abbiamo da parte nostra Padre Colbe, se possiamo dirlo, che pur usando mezzi ricchissimi ha mantenuto una povertà personale evidente. Questo distacco è quello che ci è richiesto. Ma lasciamo per adesso da parte i discorsi sulla povertà esteriore e guardiamo la situazione di questi uomini che vanno a trovare altri uomini in relazione senza pane né bisaccia. Bene, viene uno a casa tua, non ha da mangiare, non ha niente per sé, viene all'ora di pranzo, cosa fai tu? Lo inviti. Gli permette di nutrirsi. Dunque venire senza nessun preconcetto e senza nessuna cosa per me vuol dire che io entro nella tua capacità di essere ospitale e entro in relazione con te, mi seguo a tavola con te, mangio quello che mangi tu, non tutto quello che c'hai, ma insomma quello che mangi tu, e finalmente ricostruiamo una realtà relazionale credibile. Credibile ma anche semplice. Non è che io entro in casa di qualcuno e gli faccio la storia della teologia dalla risurrezione di Cristo fino alla fine, no? Ma condivido con lui il dono che Dio ha fatto agli uomini, quello di potersi nutrire, nutrendosi insieme, di potersi riconoscere come bisognosi della sua misericordia. E poi che non indossassero due tuniche, questa è la più bella di tutte. Sapete perché? Perché due tuniche in quella mentalità, o meglio la tunica o il mantello in quella realtà in cui queste parole sono state dette, era un'identità. Cristiano, se lo capissi cosa vuol dire questo, se tu capissi cosa vuol dire andare incontro al mondo senza due identità che si fanno guerra, facendo finta di essere santo in un momento e poi fare i fatti tuoi in un altro. Se tu presentassi al mondo una realtà riconciliata, in fin dei conti, che cos'è che ci rimprovera questo mondo? Quello di dire molte cose e di non farle mai. Non è così? Allora andare non con due tuniche, ma con una sola vuol dire andare con un cuore unificato, con una volontà chiara, con una identità stabile, e non così traballando, no? Quando... Questo mondo non ha più bisogno di gente che parla molto e poi non si sa cosa dice. E poi finalmente è Gesù che parla in questo brano di Marco e dice: poi entrati in una casa, cioè entrati in questa relazione che si apre a voi, restateci fino a che non andate via da quel luogo. Se in qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, scuotete la polvere. Sta dicendo: siete andati per ricostruire la relazione così come è in Dio, ricostruirla sulla terra, aiutando gli uomini a vincere le seduzioni del maligno che dividono e li mettono gli uni contro gli altri. Bene, se questa generazione ha la possibilità di accogliere questo richiamo alla unità, questo richiamo alla relazione, allora la pace scenda su di loro, cioè tutto torni ad essere equilibrato come Dio l'ha pensato fin dalle origini. Ma se non è in grado di accettare
questa logica, se non è in grado di capire che noi siamo, andiamo là a raccontargli che il Signore ha ricostruito, come dice Paolo nella lettera agli Efesini, ha abbattuto il muro che era posto fra mezzo per fare di nuovo un popolo solo, solido nelle relazioni, se non lo accettano, se sono di parte, se vanno gli uni contro gli altri, se giudicano, se mormorano, se si oppongono alla verità, allora lasciateli perdere. Scrollate la polvere, la stessa polvere di cui siamo fatti tutti, per dire che senza questa speranza la nostra vita non ha alcun senso, non ha alcuna importanza, non ha alcun valore. E così questi partono, dice Marco, e predicano che la gente si converta, cioè non che diventi più buona, ma che ritorni a casa. A due, in relazione a dire alla gente, dai, non litigare più, ritorna, torna a pregare il Signore, torna ad aprirti a questa grazia. Egli vuole fare di te una realtà stabile, soprattutto non aver più paura che qualcuno possa toglierti qualche cosa. Scacciavano demoni, ungevano di olio infermi e li guarivano, facevano entrare nella salvezza tutti i lontani. E allora alla fine di questa esposizione, anche tu che hai ascoltato, va e fa lo stesso. Va e fa lo stesso, fallo in questo tempo, in cui magari non hai la possibilità di ritrovarti in questi luoghi, dove sei abituato ad ascoltare delle parole. Fa lo stesso, ovunque vai, apri le braccia. Non sto dicendo adesso di fare manifestazioni di chissà quale entità, ma apri le braccia e la coscienza alle richieste di chi ti viene incontro. E con un linguaggio che non metta in difficoltà nessuno, di agli uomini che fidarsi di Dio è buono e che confidare in Lui è salvezza e che sperare nei Suoi doni è verità perfetta. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, per ricostruire il Tuo popolo santo, hai scelto noi che eravamo lontani dalle promesse, che non conoscevamo cosa fosse la speranza, che non avevamo alcuna fede se non negli idoli pagani. Ci hai santificati nel Tuo Figlio, ci mandi ora nello Spirito ad annunciare a tutti gli uomini la possibilità della fede, la luce della speranza e la bellezza della carità. Ora vieni in soccorso alla nostra debolezza, fa che possiamo chiederti ciò che è buono, ciò che è secondo la Tua volontà. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Mentre il mondo ci guarda con sospetto, Tu ricostruisci le relazioni nel cuore della vita della Tua sposa, perché possiamo andare con una identità chiara, uniforme, solida, fondata sulle Tue promesse, incontro a questo tempo che viene. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, anche noi abbiamo subito in noi stessi, nella nostra stessa carne, l'incapacità di conciliare le forze opposte che talvolta sembrano dominare il nostro cuore. Ma il Tuo Spirito buono ci guidi in terra piana, ci dia la possibilità di riparare ai nostri peccati, perché questo mondo si converta, ritorni a Te con gioia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, anche noi abbiamo veduto la condizione dell'umanità in questo tempo e abbiamo sofferto per le molte divisioni, per le lotte nelle famiglie, tra le persone, perfino nella Chiesa. Aiutaci a consolare il Tuo popolo, aiutaci ad annunciare la parola della salvezza in mezzo
alle difficoltà di quest'ora. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. In questo tempo estivo custodiscili. Mettili a riparo dai pensieri che li dividono in se stessi e tra loro. Da loro la possibilità di conoscere la tua parola e praticarla. Mettili a riparo dal maligno e da tutte le sue brame. Guariscili da ogni male, soprattutto da ogni maleficio. Possano godere della tua presenza tutti i giorni della loro vita. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Sotto un presidium confugimus, Sancta Dei genitris, nostras deprecationes, ne despicias necessitatibus, sed a periculis cuntis, libera nos semper.